Il 17 gennaio è crollato il solaio del liceo Belisario Misticoni, in corso di realizzazione a Pescara. Per la CGIL sono situazioni che non devono accadere. Il crollo parziale del solaio è avvenuto durante la gettata di cemento. Poco dopo il fatto, la filea CGIL e la FLC-CGIL hanno sollecitato un tavolo di confronto, una ricognizione in tutte le scuole della provincia, ricordando anche la centralità del tema della gestione degli appalti. All'indomani del crollo, il presidente della provincia De Martinis aveva fornito ampie rassicurazioni e ricordato che la ditta appaltatrice è la stessa che ha realizzato il liceo Marconi ed è molto seria. La causa del crollo sarebbe stata già individuata, probabilmente un problema a un occhiello. Per Luca Ondifero, segretario CGIL a Pescara, però si è evitata la tragedia e non possono più accadere simili situazioni. Ci preoccupa però quello che sarebbe potuto accadere. Perché quella condizione di una nuova costruzione che viene messa in atto e che crea queste conseguenze così catastrofiche, seppur non nella tragedia come abbiamo detto, ci preoccupa per quello soprattutto che sarà il destino di quella struttura. Cioè pensare che una scuola venga costruita e le condizioni potrebbero essere in qualche maniera quelle che hanno determinato quel problema di ieri, dell'altro ieri, insomma noi abbiamo posto una questione al Presidente della Provincia che formalizzeremo attraverso una richiesta formale di incontro, seppur già preannunciata, per fare una ricognizione complessiva sulla condizione delle scuole, perlomeno quelle gestite dalla Provincia in questo caso. Per dare sicurezza a chi lavora mentre sta costruendo, conclude Ondifaro, e sicurezza alle ragazze e ai ragazzi che poi saranno la popolazione scolastica del domani.